Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi sono qui con ai miei piedi tutte le cose che abbiamo già comprato barra ci hanno regalato per la bambina, perché sì, su Instagram, ma mi sa che qua forse ancora non ve l'ho detto, abbiamo fatto il gender reveal ed è una femmina. Incrociamo le dita che non succeda come nei video che vedo su TikTok, che poi all'ultimo si scopre che è del sesso opposto, ma vabbè, dettagli. Iniziamo subito. Qui c'è solo una cosa femminile, quindi magari la tengo per ultima, il resto è tutto neutro perché non sapendo se era maschio o femmina abbiamo preso tutto abbastanza neutro, anche perché comunque a prescindere io adoro il beige, le tonalità del beige sui bambini, e quindi ok, femmina ci sarà anche tanto rosa per l'amor del cielo, però comunque la base beige la vorrei sempre, quindi ci sono delle cosine beige per l'appunto, perché potevano andare benissimo sia per la femmina che per il maschietto. Allora, direi di iniziare dalla primissima cosa che abbiamo acquistato, la prima proprio in assoluto. Appena usciti dalla prima visita dal ginecologo, siamo passati da prenatal e c'erano in offerta le cose estive, perché ovviamente era inizio agosto, sì, era tipo il 5 agosto che abbiamo fatto la prima visita, e abbiamo preso questa tutina. L'abbiamo presa a maniche corte anche se nascerà a marzo, ma perché era un 3-6 mesi, sicuramente me la mette in estate. Questa qui di Winnie the Pooh è un'offerta a 3,90€, quindi cioè non la potevo lasciare lì, troppo troppo carina. Io adoro Winnie the Pooh, quindi ci saranno tante cose di Winnie the Pooh per la bambina. Ah, tra l'altro io sono qui comodissima sul letto col mio cuscino d'allattamento che sto usando un sacco, è iper mega comodo per la schiena, per dormire, per sedersi, per tutto, io veramente non me ne separo. Vi lascio qui sotto nell'info box il link, perché mi hanno dato un codice sconto, quelli di Koala Baby Care, che è dove ho preso questo meraviglioso cuscino, e niente, quindi se vi può interessare trovate tutto in descrizione. Io tra l'altro ho già fatto un altro acquisto e ho comprato la federa di ricambio, perché lo sto usando così tanto che sto male all'idea di dovermene separare per uno o due giorni nel mentre che lavo la federa, quindi ne ho comprata un'altra così la cambio e non rimango mai senza. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un'altra cosina che invece ha scelto Andrea, tra l'altro è abbinata con me oggi. Guardate che carina. Andrea piace Mandalorian, The Child, il Baby Yoda, Grogu, come lo vogliamo chiamare. E quindi quando ha visto questa ha detto, oh che carina, ha detto vai prendila. C'è anche un tocco di Star Wars, però sarà principalmente Disney. Io vorrei tutto Disney. Poi io so già che mia madre non mi prenderà solo cose Disney, però io ci provo. Almeno io prendo solo cose Disney. Infatti continuiamo da Primark. Ah, quella di Grogu l'abbiamo presa da OVS, se vi può interessare. Questa invece è da Primark, ma mi sa che di una collezione vecchia, perché era buttata in un angolo, ultimissimo pezzo. E tra l'altro secondo me era un set da 3 pezzi con anche il cappellino, ma il cappellino se l'erano fregato, vabbè. Comunque c'è il bodino così di Peter Pan con il pantaloncino. Scusate la mia voce, ma da quando sono incinta sono un pochettino raffreddata, è proprio un sintomo fisso, e quindi ho dei momenti in cui lo sono di più, altri di meno, e mi sa che questo è uno dei momenti in cui lo sono di più. Di questa ho preso la taglia 0, tipo proprio la newborn. Non volevo prendere chissà quanto, però 3, 4, 5 pezzi in questa taglia così piccola li ho voluti prendere lo stesso, perché ho detto non si sa mai, metti che nasce piccolo almeno ce li ho e non devo mandare Andrea scappando, farglieli lavare e portarmeli in ospedale, quindi abbiamo anche qualcosina di un po' più piccino. Però bene o male c'è veramente poco, c'è quest'altra cosa che mi sa che è newborn, però veste grande, non veste proprio piccolina, vedete già è di una grandezza totalmente diversa, ed è la tutina così di Sally, questa qui sempre Prime, no questa? Sì, sempre Primark, ok, non mi ricordavo più, è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo presa. Super carina. E poi a sto punto, sempre a tema Primark e abbinato alle cosine di Peter Pan, ho preso anche questa copertina che userò però in estate perché è molto molto leggera, con il portaciuccio. Non vi ho detto i prezzi, però in realtà secondo me certe cose non le trovate neanche più, tipo questa era della collezione estiva, quindi adesso sicuramente non c'è più, viene 17, quello di Peter Pan 13, quello di Sally 13, anche lui.
Questa comunque è super carina, guardate, con tutti i bimbi sperduti, Peter Pan, è proprio, proprio bella, così con la mappa, bellissima. Poi, sempre Disney, però questo qui è un regalo che ci è stato fatto, preso alla Lidl, dalla nostra amica Claudia. Guardate che carini. Allora, qui abbiamo l'asciugamanino barra accappatoietto di Baloo. Vedete qua poi dove si infila la testolina ed è poi a tipo quadrato. Non so se c'è un'immagine che fa vedere, no, però è classico telo da bagno per neonati, così con Baloo. E abbinato poi c'è il set con il bodino, il pantaloncino e il cappellino, sempre del libro della giungla con Baloo e Mowgli. Questo qui, sì, 2 o 6 mesi, così, a manica lunga, sì, quindi glielo metterò aprile, maggio, quando ancora fa freschino. E poi passiamo magari alle cose che ha regalato la nonna, quindi mia madre. Praticamente io per il mio compleanno non avevo chiesto niente, mi avevo detto vabbè, poi quando salgo andiamo da Primark, perché già sapevo di essere incinta, però loro no, e quindi ho usato la scusa per poi prendere cose per il bambino barra bambina. E poi alla fine quel giorno da Primark non abbiamo trovato assolutamente nulla, solo un paio di pantofole per me. E poi siamo andati da Kem e abbiamo trovato questo set con sempre bodino, pantaloncino e cappellino, cioè avrà 500.000 cappellini perché ci sono in ogni set praticamente, e questo veniva a 17,99, viene leggermente di più rispetto a Primark, però comunque alla fine siamo lì come prezzi. Non è esplicitamente Disney, però mi ricordava Winnie the Pooh, sempre beige, quindi preso. E questo qui è nella taglia 2-4 mesi. E sempre da H&M abbiamo preso questo set di calzine super super carine, sempre beige, ovviamente anche per fare il completino. E cos'altro ha preso? La nonna ha preso queste due cosine qua. Allora, queste invece sono da OVS, se non ricordo male, sì, entrambe della linea Fagottino, quella apposta per bambini, e sono questa copertina super super morbidosa di Winnie the Pooh con Pimpy. Guardate che bella, troppo troppo bella. E guardate che meraviglia! Quanto è bello! Allora, questo qui della carica dei 101 è 1-3 mesi e lo userò tipo cappottino per uscire, perché usciremo tantissimo, faremo un sacco di passeggiate, io ne sono convinta. La bambina me lo lascerà fare, no, più che altro non è me lo lascerà fare. Vorrei riuscire a poterla abituare a dormire in qualsiasi occasione, diciamo. Quindi, visto che noi siamo in pieno centro e ci metto 2 secondi a scendere e andare a fare una bella passeggiata, vorrei poterla portare spesso a passeggio. Quindi vediamo se impara a dormire anche nel passeggino. Speriamo, incrociate le dita per me. E quindi questo qua ci servirà per le nostre passeggiate. È super caldo e morbidoso, veramente troppo troppo bello. Cioè, guardate, è troppo troppo carino. E basta, questi erano i regali della nonna. Questo invece è un regalo che ci hanno fatto delle amiche clienti. È troppo carino, guardate che belli. Io li cercavo, ma non li trovavo nei negozi. Stavo per comprarli online per disperazione e me li hanno regalati loro. Il set di due ciucci della Nuke, sì, 0-6 mesi con Winnie the Pooh. Nei negozi si trovano sempre di Minnie e Topolino, però chi mi conosce bene sa che io non impazzisco per Minnie e Topolino, e quindi bellissimi, io li adoro. Ah, c'è un altro regalo dalla zia Claudia: questo bavaglino di Winnie the Pooh, ma proprio a forma di Winnie the Pooh, cioè. Questo qui, vedete, ha proprio le orecchie, è carino, non so quanto sarà utile, però è carinissimo, cioè lo stavo per prendere io, fa no, te lo regalo io, te lo regalo io, e vabbè, quindi regalo della zia Claudia. Poi penultimo nostro acquisto, perché poi c'è quello rosa finalmente, è questa tutina, guardate che bella, questa l'abbiamo presa, allora è di Blue Kids e l'abbiamo presa dentro al centro commerciale Mongolfiera, proprio nel supermercato Iper, hanno fatto il corner Combipel, mi sembra che sia, sì, Combipel, e aveva messo tutte le cose per bambini. Devo tra l'altro tornare perché avevano delle cose stupende, adesso che so il sesso posso darci dentro, questa era bellissima, morbidissima. È troppo troppo carina così con Simba. Viene leggermente di più questo marchio. Questo l'ho presa in 01, però vedete quanto è grande rispetto al Newborn di Primark. Cioè, guardate la differenza.
cioè ci sono due dita abbondanti in più, quindi anche qui le taglie sono un po' così. E questa viene 16, viene leggermente di più, però è proprio bella, cioè stupenda. Ultima cosa che abbiamo comprato, questo set da OVS, sempre della linea Fagottino dovrebbe essere, se non ricordo male. Esatto, 1-3, viene 12,95 questo set e c'è questo bodino così a manica lunga con Minù tutto rosa e quest'altro invece base bianca con Minù disegnata di rosa e poi in grigio ci sono tanti altri personaggi, non so se riuscite a vederli, ci sono Dumbo, qui della carica di 101, Lilli e il vagabondo, Simba, Bambi, cioè veramente tutti gli animaletti Disney, diciamo. E poi per concludere un regalino che ci hanno fatto dei nostri amici. Allora, c'è la camicetta della fortuna che io onestamente ho scoperto da quando vivo qua, non l'avevo mai sentita, su una camicetta 100% seta che mettono sotto al bodino e tutto il resto, al bambino appena nato, per portare fortuna. E infatti c'è scritto buona fortuna, ecco qua, taglia unica. Ci hanno regalato anche un altro bavaglino con scritto My mom and dad are amazing, così, eccolo qua. E queste cose le hanno prese tutte da Prenatal, come avete visto dalla busta. Questo per ora è quanto. In realtà è arrivato un altro regalo per la bambina, e cioè la culla. Abbiamo già preso sia la culla che l'estensione, perché noi abbiamo scelto di prendere la culla della Stocche. È costosetta, però per il poco spazio che abbiamo noi in casa è perfetta, perché all'inizio è veramente piccola, compatta, me la posso portare da una stanza all'altra senza problemi, senza che mi occupi troppo spazio e quindi era veramente la soluzione migliore per noi. E praticamente fino al 15 di questo mese c'è una mega offerta in cui acquistando la culla vi regalano le estensioni. Le estensioni costano quasi quanto la culla, ragazzi, quindi ci abbiamo detto non possiamo aspettare, vale troppo la pena. Le estensioni le avremmo poi prese più avanti, l'estate prossima, però era un risparmio veramente esagerato e quindi ci siamo tuffati e anzi, quando l'ho raccontato a mia madre che volevo prenderla, ha detto: "Ferma! Vi facciamo noi il regalo di Natale". E quindi è stato il regalo di Natale da parte di mia madre e di mia nonna, me e Andrea. Tanto alla fine gli ho detto: "Mamma, a Natale comunque cosa ti chiederei? Cose per la bambina", quindi a sto punto tanto vale. E quindi l'abbiamo presa, ce l'abbiamo qua in casa, devo montarla per vedere se è tutto ok e niente, sono super contenta. Altre cose non dovrebbero esserci per ora. Adesso sto aprendo le liste nascita perché tutti stanno iniziando a dirmi che cosa ti serve, che cosa hai bisogno. Quindi adesso apriamo questa dannata lista nascita, così mando a tutti il link e via, tutti felici e contenti. E niente, ragazzi, questo è quanto. Sono i nostri primi acquisti per la bambina. Ne arriveranno sicuramente tanti altri, non preoccupatevi. Pensavo fosse molta di più la roba, invece vedendola così non è neanche così tanta. Spero di non aver dimenticato nulla, però in teoria no, perché avevo fatto già tutto in un cassetto ben diviso e quindi non dovrei aver dimenticato niente. E niente, ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi mando un bacione immenso e alla prossima con un nuovo video. Ciao!